Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo uno stress test in un video YouTube. È un format che non utilizzavo da un sacco di tempo, ma ieri sono stata da Kiko perché sono usciti dei nuovi rossetti no transfer a lunga tenuta e voglio assolutamente testarli. E ho pensato, perché non farci anche un video YouTube e fare qualcosa di diverso da quello che faccio di solito? E quindi eccoci qui. Come vi dicevo, oggi metteremo insieme alla prova i nuovissimi rossetti di Kiko. Questi sono gli Unlimited Stilo nella nuova versione. Costano 9,99 euro ciascuno. Io ho preso quattro colorazioni diverse perché avevo paura che fossero stupendi, che andassero sold out, e quindi ho voluto prendere le colorazioni nude subito direttamente. Allora, prima di tutto, questo qui è il pack esterno, così potete vederlo bene in tutti i suoi dettagli. È fatto così. Dietro abbiamo il numero con appunto la scritta Unlimited Stilo, e questo qui è il rossetto in sé. Allora, vi dico un pochino i dettagli che ci sono sul sito. Abbiamo rossetto cremoso a lunga tenuta formulato con un mix di ingredienti nutrienti clinicamente testato a lunga durata fino a 10 ore. Texture innovativa no transfer, ricca, cremosa dal finish demi matte. Confortevole sulle labbra, rilascio colore intenso immediato, facilmente modulabile, comodo da applicare grazie al nuovo elegante formato slim. Bene, come vi dicevo, io ho preso quattro colorazioni diverse, quindi direi che vi faccio degli swatches al volo così potete vederle e farvi un minimo un'idea. Spoiler, ci sono tantissimi nude, uno più bello dell'altro. Queste sono le colorazioni che ho acquistato io. Abbiamo 1, 2, 3 e 6. E direte perché 1, 2, 3 e poi 6? Perché la commessa mi ha preso la sprovvista all'ultimo secondo, mi ha detto: se ne prendi un altro ti lascio un buono sconto di 10 euro, e quindi io al volo ho preso il numero 6. Però appunto queste qui sono le colorazioni, spero che si vedano abbastanza bene. Vi faccio una ripresa anche con l'iPhone, ve le metto magari qui di fianco sullo schermo così potete vederli bene. Secondo me oggi possiamo andare a testare il numero 2. Sono indecisa fra il 2 e il 6. No, proviamo il 2. Comunque sono uno più bello dell'altro a mio parere, ma voi sapete che sono una grandissima fan dei nude. Quello che volevo testare, il motivo per cui li ho acquistati dall'inizio praticamente, è perché avevo pubblicato su Instagram un reel con i rossetti nuovi di Dior, che sono appunto no transfer, super confortevoli, a lunghissima tenuta, quindi sono rimasta molto colpita da questi rossetti, e nei commenti mi avete suggerito appunto di provare ad acquistare anche questi qua nuovi di Kiko, perché dovrebbero essere top. Quindi voi sapete che appena mi dite: Giulia, prova questo, io vado, corro, e non è che ne compro uno per testarlo, no, ne ho comprati quattro. Però vabbè. Allora, direi che possiamo iniziare con l'applicazione, così poi andiamo a fare tutti i nostri vari test. Come vi dicevo, oggi andiamo a testare il numero 2, è la primissima volta che lo provo, quindi non ho idea, cioè ci facciamo una prima impressione insieme praticamente. Vado ad applicarlo ovviamente senza la matita sotto, così vediamo direttamente tutte le caratteristiche del rossetto. Ma devo dire che il colore è stupendo, però me lo aspettavo un pochino più marroncino rispetto agli swatches, però vabbè, è bello lo stesso, mi ricorda abbastanza, forse quello di Kiko, il No Transfer Lipstick, se non erro quello della collezione Limited Edition, che purtroppo adesso non c'è più. Adesso non so se voglio tenere su questo o se voglio provarne magari uno più scuro, quindi magari o il 3 o il 6. Sì, vado ad applicare appunto il numero 3. Anche lui comunque è abbastanza chiaro, eh? Cioè, me lo aspettavo un filo più scuro. Se vi piacciono i nude, proprio nude, probabilmente trovate un'opzione molto valida per voi. Sì, dai, direi che a questo punto teniamo su questo e vediamo com'è la tenuta, ecco. Allora, primissime impressioni proprio appena applicato, intanto lo sto lasciando asciugare. Lo vedo un pochino più spesso rispetto a quello di Dior e rispetto a quello di NARS. Calcolate che comunque è già il terzo che indosso, quindi già togliendo, mettendo, eccetera, un pochino risulta spesso su di me personalmente. Penso che si veda anche abbastanza bene, che segna le labbra. Io direi che provo a toglierlo e a rimetterlo, così vediamo se riusciamo a sistemare questa situazione, ecco, e magari è colpa mia, appunto, che ho provato altri prodotti. Anzi, cambiato completamente idea, vado ad applicare la colorazione numero 6. Praticamente ve li ho fatti vedere tutti sulle labbra. Direi che il numero 6 ha già una colorazione un pochino più accesa, decisamente rispetto alle altre che abbiamo provato finora, e forse quella un po' più carina rispetto alle altre. Cioè, le altre le vedo bene, però con delle matite sotto che vadano a fare il contorno, a definire il contorno. E anche per quanto riguarda questo, nonostante l'abbia tolto, vedo che va a segnare parecchio le labbra. Vedete che
va a segnare tutte le rughettine sulle labbra e comunque calcolate che avevo sul burro cacao fino a poco prima di iniziare questo video, quindi le labbra erano già belle idratate, quindi non penso sia quello. Non l'ho neanche stratificato, questa volta ho cercato di fare una sola passata, al massimo due per riempire bene il colore, però vedo appunto che fa questo piccolo difetto. Niente di grave, ma io vi dico ogni singolo dettaglio dell'applicazione, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda appunto la forma del rossetto in sé, è molto comoda per andare ad applicarlo, non sento la necessità di andare a usare anche una matita per poter utilizzare questo rossetto e adesso appunto lo lasciamo asciugare ancora qualche secondo e poi iniziamo con i nostri vari test. Andiamo con il primo test del bacio. Per adesso abbastanza fallito, nel senso che si è stampato. Lo lascio asciugare ancora qualche minuto e ritentiamo di nuovo per vedere se magari non era completamente asciutto. Però mi sembra che il colore sia ancora tutto lì, non mi sembra che sia sparito, ecco. Quindi già è un bene. Vediamo, magari aveva soltanto bisogno di asciugarsi ancora un po'. Ho fatto passare ancora qualche minuto, adesso ritentiamo. Quindi di nuovo test del bacio, mano pulita. Ok, molto meglio decisamente rispetto a prima. Cioè, questa volta non si è trasferito praticamente nulla. Allora, così nel dubbio facciamo un altro test del bacio, quindi da questa parte senza niente. Ok, molto bene. Cioè, non mette a fuoco così velocemente, però molto molto bene, direi. Non ha segnato, non ha lasciato segno da nessuna parte, quindi il rossetto è ancora su perfettamente. Direi che ci siamo. Adesso proseguiamo con i vari test, quindi mi trasferisco sul telefono e ci vediamo più tardi con i test del cibo e della durata. Allora, eccomi, sono le 12:26, sto per andare a preparare da mangiare. Questa è la situazione prima di pranzo. Direi che per adesso assolutamente perfetto. Calcolate, per ora ho bevuto un po' di succo, ho bevuto un po' di acqua, quindi non ho ancora mangiato niente. Ho una fame allucinante, quindi adesso appunto andiamo a preparare e vi dico dopo che cosa mangio. Eccoci, alla fine ho optato per pasta al tonno e sì, all'interno anche l'olio, così lo testiamo per bene, tanto ho già fatto anche qualche altro test con altri rossetti con appunto la pasta al tonno, comunque prodotti oleosi, cibi oleosi più che altro, e vediamo se sopravvive. Allora, qui abbiamo la situazione post pasta al tonno, direi ottima. Ovviamente acqua, vabbè, è il bicchiere che ho usato anche stamattina, quindi è tutto segnato, vabbè. Non so quanto si veda, però non è rimasto il colore stampato. Veramente wow. Anche perché ho scelto apposta di mangiare una pasta bella unta, oleosa, eccetera, perché ovviamente questo è uno stress test, ok? Normalmente se uno vuole controllare la durata del rossetto, non va a mangiare cose unte, grasse, eccetera, no? Perché ovviamente vanno a incidere sulla durata. Però essendo uno stress test, volevo vedere se sarebbe sopravvissuto, se fosse sopravvissuto. Mi sono incartata da sola, oggi ho mal di testa terribile, penso si veda dalla mia faccia. Comunque, vabbè, direi che per adesso sta andando molto molto bene. Adesso ovviamente, vabbè, berrò ancora un po' di acqua, berrò il caffè e andrò a lavarmi i denti e poi devo portare giù i peli. Allora, aggiornamento delle 16 meno un quarto, vabbè, calcoliamo le 16. Questo qui è il rossetto, direi che è ancora quasi perfettamente intatto, solo la parte superiore un pochino se n'è andata, però ce l'ho su da 6 ore almeno. Non ho guardato che ora fosse stamattina, ma penso fossero le 10. Devo guardare il file della prima clip del video e wow, cioè assurdo, è ancora su. E devo dire che non sento le labbra secche, non lo sento spesso, anzi mi sembra molto sottile, anche rispetto a quello di Dior mi sembra un pochino più sottile. E per adesso sta durando veramente alla grande. Ho fatto merenda, ho mangiato un po' di frutta e niente, quindi ci vediamo, direi più tardi, magari verso le 6, così vediamo com'è la situazione. Però per adesso ancora perfetto. 18:45, direi che c'è ancora qualcosa, vediamo dopo cena. 19:32, c'è proprio pochissimo prodotto, proprio poco poco, però adesso devo andare a struccarmi perché mi devo buttare in doccia. Devo dire che però sono durati benissimo. Ne parliamo bene domani mattina e tiriamo tutte le conclusioni. Buongiorno, rieccoci ufficialmente nello studio. Allora, considerazioni sulla giornata di ieri. A mio parere il rossetto è durato veramente tantissimo e anche decisamente molto bene. Tenete presente che ovviamente quando mangiate dei cibi unti con all'interno dell'olio, in teoria
i rossetti si sciolgono, è normale che sia così, però mi sono sorpresa tantissimo del fatto che comunque questi non si sono sciolti, non sono andati via, cioè almeno quello che ho provato ieri non ha sbavato, non mi ha creato alcun tipo di problema. Ieri pomeriggio non lo sentivo pesante sulle labbra, non lo sentivo particolarmente secco, pur essendo in crema, essendo comunque dei rossetti no transfer, tenderanno sempre a seccare un minimo le labbra, ma non lo so, per quanto mi riguarda veramente molto poco rispetto ad un rossetto liquido, e comunque ha una durata veramente fenomenale. In questo momento io sto indossando il numero 2 con la matita di Nabla Nude 5. Miracolo, non è la 4 ma è la 5 e è veramente molto bello. Questo è quello un pochino più marroncino di tutti quelli che ho preso io personalmente. Comunque, come vi dicevo, su di me è durato molto bene, non ha seccato le labbra, non si è stampato in giro, è rimasto tutta la giornata. Avrei fatto, cioè sarei andata avanti a fare il test anche per la cena, ma ovviamente dopo l'allenamento dovevo necessariamente andare a farmi la doccia, quindi vabbè, è andata così. Io comunque in questi giorni continuerò a testarli, penso tutti i giorni, credo. Eventualmente se dovessi avere qualcosa da aggiungere ve lo aggiungo qui appunto sullo schermo, o magari se riesco una clip da qualche parte in cui aggiungo delle informazioni, ma non penso ci sia molto da dire. A mio parere sono decisamente super approvati, il prezzo non ricordo, mi sembra 9,99, sì, non 9,99, quindi per il prezzo decisamente tanta roba. Sono molto simili a quelli di Dior come tenuta, come durata. Quelli di Dior secondo me hanno un finish più opaco rispetto a questi qui, che sono appunto più demi matte, quindi dipende molto da che cosa preferite. Io preferisco un finish totalmente opaco, però anche questi mi sembrano davvero tanta roba. Quindi se stavate cercando un'alternativa più economica ai rossetti di Dior oppure al rossetto di Kiko, quello della collezione limited edition di cui vi avevo parlato tantissimo, questi io penso che siano praticamente quasi la stessa formulazione rispetto a quelli sempre di Kiko, quindi assolutamente da parte mia super approvati, mi piacciono tantissimo, le colorazioni secondo me sono stupende. Vorrei provare anche una colorazione tipo rossa eccetera per vedere, ma effettivamente i colori che uso di più sono sempre stati nude, quindi questi sono quelli che utilizzerò di più. E come vi dicevo, andrò a testarli in tutti questi prossimi giorni, continuerò a testarli, a provarli e a metterli a dura prova per vedere se effettivamente sono all'altezza. Però appunto sono rimasta molto soddisfatta di questo test. Fatemi sapere se questo format vi piace, non vi piace, quindi tipo recensione del singolo prodotto invece che fare magari la full face con le novità eccetera, per cambiare un po', magari prendere il prodotto singolo e fare un test un po' più completo rispetto a quello che è magari il minuto che ti dà Instagram per fare il reel. Ovviamente fatemi sapere se avete già provato questi rossetti, come vi siete trovati e cosa ne pensate in generale. Quindi questo dovrebbe essere tutto e vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi avete fatto oggi. Vi auguro una buonissima giornata e spero di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!